Camusso con i tuoi sindacati, mi sa vi siete un po' troppo allargati. Camusso basta con i tuoi sermoni, io creo lavoro, tu rompi Camusso. Macchina, questa è peggio dell'amico mio. Il weekend è vicino, ormai alle porte, poche ore, il sogno che covate dentro sin dal lunedì si avvererà. Cosa farete in questo weekend? Sarete trascinati dalle vostre mogli a estenuanti visite culturali di cui non ve ne frega una cippa? Sì! E voi mogli, vi farete trascinare dai vostri mariti a stare sul divano con la copertina, a tifare la loro squadra del cuore? Sì! Qualunque cosa sia, fatela con allegria, ve lo dice anche il nostro Agonia! Sì! Devi dire, lo sai che devi dire? Culpus! No! Lo sai che devi dire? Sigla! Cos'è che difficoltà? Ne ha dette tre! Signori, scusate, ma ne ha dette tre prima di azzeccare la parola giusta che era... Sigla! Ma udite, una sorpresa direttamente da Sky, e dire la parola Sky su Radio 1 ti fa male. E invece direttamente da Sky abbiamo Stefano Meloccalo. Buongiorno Meloccalo. Buongiorno. C'è chi lo chiama Meliccaro, chi lo chiama Maluccaro, nessuno azzecca il tuo nome. Qualcuno anche Meloleccaro. Scusate, giustificato, è di Sky. Sky si può dire. Sono i linguaggi nuovi. Quindi a Sky, sai, c'hanno il decoder, quindi se dici una cosa così lo porti indietro. Allora, Meloccalo, visto che se qui ti sfruttiamo, prego. Dimmi sta storia di Wawrinka e Federer, i due svizzeri. Hanno litigato, è vero? Hanno litigato, ma si sono anche riappacificati. Però le è sempre colpa delle femmine, capito? Ah, perché la moglie di Federer pare che... Perché infastidiva l'altro. Mentre pensate, la moglie di Federer, che è una signora a modino, però, quando batteva Wawrinka, lei faceva... Deve immaginare la sceneggiata tra due svizzeri. Adesso ti percuoto. A chi percuoti? A me? Oddio, sarebbe meraviglioso. Va bene. Lei che fa sport, guardi, che rapporto c'ha con la sua amica e collega Ilaria D'Amico? Beh, lei per noi è un esempio, è un modello da seguire, direi. E allora ce l'ha qui davanti agli occhi, signor Melollalo. Ilaria D'Amico! Meloccalo, lei non deve ridere, deve fare le domande però. No, il foglio. Perché lui ride, guardava e ride. Perché... Io metterei tutto questo. Vai. Ma no, però stavolta forse hai ragione, perché la curiosità è tanta. Insomma, c'è stata la prima uscita ufficiale della coppia D'Amico Buffon e lo vogliamo sapere tutti. Guardate, ufficiale di cosa? Ci siamo trovati casualmente in un palchetto. Sì. E allora anche lì tutti a guardarci come bestie rare, pure l'orchestra si è fermata a guardarci con la scusa che i mugolii e i gemiti coprivano i suoni del Ma dai! No, perché mi immagino una scena, Meloccalo. Meloccalo, tu se immagini la scena che tu si suonano e Buffon e la D'Amico che stanno lì. No, signori, siamo pronti. Pigi Siciliani è con noi oggi. Ricordatevi che mercoledì 26 all'Auditorium della Musica Sala Fatrassi farà un concerto strepitoso. Mi serve ancora Laura non c'è.
Allora, attenzione, Forbes. Sapete Forbes? Cos'è Forbes? È una rivista fica che parla di classifiche, di cose. Americana, perché Melocco sa tutto, che è un uomo di una cultura, ragazzi, eterogenea. Allora. Eterosessuale. Scusa Germani, ma te ultimamente che ti ha preso? Abbiamo sentito la tua di amico di prima che era Pomelli, cose. Adesso te ne vai su. No, dicevo, Forbes stila la classifica dei gruppi terroristici più ricchi. Ragazzi, e allora al numero uno l'ISIS, al primo posto seguono Hamas e le FARC, le Brigate Rosse lottano per non retrocedere. Minchia, ragazzi, che roba. Allora, a Portland, e qui Meloccaro, che la cultura eterogenea ci dice che è cosa? Portland, dove sta? Nell'Ohio. Hai visto? Cioè, ti posso dire io, a chiunque avessi chiesto dove sta Portland, ho detto a prima porta, sarà di qua. E l'Ohio dove sta? Ma soprattutto starà nell'Ohio. Ah, l'hai detto a caso? Lo so. Melocca non sta nell'Oregon, non nell'Ohio. Sei proprio in Oregon. Allora, parliamo di sindaco. Naturalmente parliamo del sindaco Marino, che ha dichiarato che si scusa per le multe, ma non si dimette. Sì, sì. No. No, col cavolo che mi dimetto, eh? Io non voglio mica tornare a fare il medico, sa? E poi adesso andiamo incontro all'inverno, la gente si ammala. E allora? No, io resto fuori il sindaco. Un attimo, eh? Però devo stare attento, sto sudando come un cane. Scusate un attimo, tieni questo così. Perché sto impazzendo, ci sono due piumini. Arrivo anche Melocco, il maialone. Scusi signora Palomelli, abbiamo il signor Melocco, che il quale mi ha detto, mi piace tanto la Palombelli, glielo presento. Stefano Melocco. Piacere, io sono Barbara Palombelli, molto io Brutelli, piacere. Hai visto? Fai ridere, fai ridere, sì, mi fai ridere. Ma perché sai, perché è compenetrata. Meloccaro, allora, cioè non è che tu a Sky fai il signore, arrivi qui e fai... ho detto è compenetrata. Vabbè, ma qui, cioè siamo in un bar, prima la capiamo in due compenetrata, quindi qui il con lo levano subito. E allora, dai. Allora, i gemelli di Guidonia, buongiorno, vieni davanti al TG regionale del Lazio. Il TG di Guidonia. Cosa avete preparato oggi? Oggi vogliamo accontentare un po' di richieste che ci fanno. Ah, ancora queste richieste? Proprio anni 80, no, 1984. Espresse. Allora, cosa? Ah, le faccio io? Tu annuncia le... Allora, Andrea D'Alecco ci chiede: gelato al cioccolato, dolce un po' salato, gelato al cioccolato. Ok, ve ne potete andare. Adesso io vi manderei di nuovo. Bene amici, abbiamo finito. Buon weekend, ringraziamo Stefano Meloccaro oggi di passaggio. Alla prossima. Siamo tutti di passaggio. Fatti vedere. Grazie a Gabriele Germani, grazie a Pichi Siciliani e al suo gruppo. Grazie a tutto il pubblico di Via Flaminio.